Sapete che nel 1945 Cosa Nostra giocò un ruolo di primo piano, o meglio, l'aveva già iniziato a giocare nel 1943 quando sbarcarono gli alleati e in Sicilia per sbarcare dovettero trovare delle guide per addentrarsi nella Sicilia e le loro guide erano i mafiosi. Lucky Luciano, mafioso italo-americano, andò in Sicilia apposta a gestire queste guide che erano i mafiosi e che aiutarono gli americani a prendere la Sicilia, naturalmente non gratis. In cambio poi i boss mafiosi furono nominati sindaci di vari paesi, di varie città. E quando sembrò che gli italiani volessero cambiare, e cioè alla vigilia delle elezioni del 48, il 1º maggio del 48 ci fu la strage di Portella della Ginestra, dove Cosa Nostra fece sapere che il cambiamento doveva fare i conti con Cosa Nostra.